ho controllato. Nella Treccani il termine fainismo non esiste. La Treccani non riconosce un cazzo che si chiami fainismo. Ma cosa riconosce invece Marco? Lei non sa che cos'è un lemma. Il lemma resistenza opera e resiste. Alleluia! Opera e va avanti. Alleluia! Te dovrebbero mozzicare a te, Treccani. Ma come? Ma per favore, lei ma è un animale. Lei è un animale. Un attimo. Lo sa che cos'è un lemma? Sono andato di lemma. Un attimo, per favore. Ma io posso mai perdere il mio tempo? No, sono io che l'ho tolto, imbecille. No, è la connessione imbarazzante oggi, Cohen. Se fidi. La connessione è brutta, eh. No, fa schifo la connessione. Esce, gli entra, sistema il browser. Che browser, cambia browser. Chat, ha fatto un tiro in porta. No, non esistono i browser per il tablet. Vabbè, cambia quel cazzo che devi cambiare. Un attimo, però. Che vuol dire? Ah, ok. Niente, scusate, chat. Lui. Can you dig it, sucker? Buonasera a tutti. Davvero? Buonasera. Ancora che credi, chat? Te metti i SofaScore e vai, no? Vabbè, ti sanno per te. Chat, mi potete dire se ha calciato Bairami o se calcerà? Ma fuori Ale, fai fuori dal cazzo. Un attimo però, fuori. Perché il parterre non è finito. L'uomo... No, per favore, ma oggi io non l'ho chiamato. Io non l'ho chiamato. Prego. Secondo te, se domani, perché poi viviamo in una sorta di teatro dell'assurdo, no? Un po'... gli esperti conoscono Samuel Brecht. Grazie Andreino. Per fare un esempio, no? Io penso che in chat ci sono tanti amanti del Brecht. Supponiamo di essere in un momento di teatro dell'assurdo e domani il dottor Ivan Zazzaroni, al quale mandiamo evidentemente i nostri omaggi ed encomi, grazie Ignazio, chiamasse Enrico Camelio per scritturarlo al Corriere dello Sport, a cifre assolutamente degne. Camelio gli abbassa. Non è che si rimangerebbe tutto. Camelio gli abbassa le braghe e si propone in una fellatio, sicuramente. possiamo dirlo. Cioè, possiamo dirlo che quella di Camelio è tutta una pantomima. Comunque, Camelio, lei dovrebbe ringraziare la chat, perché so due volte che entra e due volte che la fanno parlare e non le donano addosso. Ha visto? Quindi, No, l'altro giorno è entrato, nessuno gli ha fatto niente. Perché, ragazzi, stanno rispettando. Voi non sapete di quello che raccontano su come è entrato Camelio a Radio, eh? Cioè, è una brutta storia. Non lo per diciamo, favore, ovviamente. per favore. Cioè, c'è proprio una brutta storia per Radio, però adesso poi la tireremo fuori a tempi debiti, qualche infame, ma non riguarda a me, eh. Comunque, lasciamo perdere, non è questo il luogo per rispondere, già lo sta facendo Ilario. Vabbè, allora. Giordano, fuori dal cazzo Camelio. Giordano, mi dia le notizie sul Napoli, non è finito il parterre. Non è finito il parterre. Per antipasto, anzi neanche, questo è il cocktail del benvenuto. Le mette lì. Cazzo, che nomi. A me, se ci dai notizie pure su dacci notizie pure su giocatori di pallone. Mamma mia, che coglioni, mamma mia. No, ma sai che ho notato, Camè? A parte che sta a fare un casino, mi sta sotto di orecchie. Che rottura dei coglioni. Quello è Cohen, col cazzo di quello è Cohen di merda. No, sai che cosa ho notato, Camel? Ho notato che in macchina Sciscione è più aggressivo. Non so se perché c'ha qualcosina di nascosto in macchina. Comunque, che non può far vedere. No, spiegami, ragazzi. Aspetta, perché grazie, Matte. Secondo Enerix, Sciscione fa uso di sostanze stupefacenti alla guida. Sì. Ma non si può dire. Sì, lo penso. Secondo Enerix. No, lo penso. Questo è interessante. Lo penso e lo conosco. Diciamo una cosa. Ma ai ragazzi che ci seguono, quando noi abbiamo detto, l'ha detto anche Alessio, mi parli, Belotti, no? Era tutto non è che se Belotti non va al Como non abbiamo detto una cazzata. Io per esempio ho detto c'era tirato Monza, Slan in porta. Fiorentina. Questo è il calcio mercato, adesso il giocatore la non seconda può volta. Il Como
intanto diciamo un'altra cosa, vuole aumentare ancora un anno di contratto al giocatore, al Gallo. Colucci ti dà il cocktail di benvenuto, niente altre 10, prima il pasticcino, adesso il cocktail. Colucci, muto. Per favore. Fuori Camelio. Merda Camelio. Ma come, merda ci sarai? Vada, su, concluda la notizia. No, e quindi, no, invece da prenderci per il culo come vi piace a voi, non è, Belotti era al Como, era tutto fatto, dopodiché lui oggi non ci vuole andare. Colucci! Ma che cassa, ora, chat? Meno male, oggi non ci rompe più il cazzo. No, ma che cassa? C'erano altri tre sulle altre due partite. Colucci ne ha messe 30, adesso arriva primo e secondo, Questo era antipasso. Vabbè, assai di rispetto, Colucci. No, ma vai fuori dal cazzo, forza. Colucci qui può tutto. Può insultarte, può me. Chi dona può insultare. Perché lo decido io, sono il direttore, decido io. Ma come tu dici? Se no vai fuori dal cazzo. Qui chi dona è libero di fare qualsiasi cosa, tranne le bestemmie, chiaramente. Tipi gratis da me, mo non ti sta a lamentare di uno che parla. Ciccione, io da lei un insulto da lei quando la persona vale zero. Colucci! Zero. Colucci! Questo ha fatto drink ed è benvenuto, antipasto e primo. Mo c'è secondo e dolce. Vada Giordana sul Napoli, Rafa Marin chiuso. Prego, Asso. Devi capire, non ha fatto il balletto perché sta ancora a cercare di capire se devi armoso, se paga il cartellino. Per favore. Per fuori dal cazzo, fuori. Grazie Pellegrini, fuori. Prego Giordano, Rafa. Aspetta. Fuori delle Baciru. Coin si muti però, sento un casino con quell'auricolare, ma per favore. Sì, è lei. Sei tu. Ah no, Ciccione adesso. Grave, eh? No, allora non è Coin. Ne mutali chiedete tu. Scusa a Coin. Chiedete scusa a Coin. Vada Giordano, allora, arriva Rafa Marin, ha firmato. Allora, la speranza, e adesso ci faccio anche un tweet, perché ho avuto adesso la conferma, porti fortuna, perché le fonti rispondono quando Damiano parla, è una cosa incredibile. Anzi, posso dire che le fonti aspettano Colucci che dona. Possiamo dirlo che le fonti... Lei non ha il permesso per nominare colui che regna sovrano. Per favore, vada sulla notizia. Colucci. Grazie, Simone. Grazie, Colucci. Detto questo, mi arriva adesso conferma che il Napoli spera di chiudere Rafa Marin entro e non oltre venerdì. Mi è arrivata proprio adesso la conferma. Entro e non oltre venerdì, la speranza concreta del Napoli di chiudere Rafa Marin. Non è una questione di recompra, sì che ti simpliciter, si sta lavorando. Grazie, Legend. Si sta ancora lavorando su qualche dettaglio, però ci siamo. Cioè l'operazione è finita, entro venerdì. Quindi è fatta, possiamo fare il titolo? Assolutamente sì. Questa è una bomba, scusa Enerix, perdonami. Sì, assolutamente, scusa, mi stavo rispondendo. Un messaggio importante. Mancano solo i dettagli. Il Napoli di chiuderla entro venerdì. Io vorrei sapere, Ciccione, dove sta andando. Rafa Marin, Dami, eh? Dove sta andando, Ciccione? Sto tornando. Da dove? Stavo dalla suocera. Ma come dalla suocera? Era una vergogna. Lei scrocca il pranzo. C'è il tartufo appena preso. Ma fra quanto sta a casa, Ciccione? Su. 45 minuti. Vabbè, ma è una vergogna, Ciccione. Ma lei abbia a mezzo pecore, scusi. Quando è andato a mangiare a Milano? Non ci interessa la notizia. Tra l'altro, vorrei capire perché Marcello Chirico è così latitante in questo canale. No, Walter, per favore, è venuto ieri, per favore. Vabbè, dai, ma è latitante. Cioè, le solite cose fatte da una squadra che devono rubare le presenze, cioè, mi sembra una cosa abbastanza... Grazie, Tricolo. Io vi dico una cosa, poi andiamo sul pesante sul mercato quando raggiungiamo le 100. Voglio un'analisi, però. No, aspetta un attimo, perché c'è stato un inserimento, una prova di inserimento del Napoli per Mats Hummels. Non so se ti risulta, Giordano. Allora, l'ha scritto stamattina il Corriere dello Sport, io penso che sia stato proposto dagli agenti, però Mats Hummels, da quello che risulta, sta chiudendo col Mallorca, quindi penso che sia stato semplicemente proposto dagli agenti prima di poter poi andare eventualmente. Allora ti dico quello che so io, hanno detto anche a me che il Napoli ha approvato l'inserimento, ma più che altro per capire e sondare un po' i costi di un'eventuale operazione nel caso in cui non si chiudessero le altre. Gli hanno detto in questo momento loro hanno detto: ma lo volete? Quanto costa?
Va bene, ci sentiamo. Bravo. E più di questo no. Prego, prego Ale. No, io rimango da me. Per me è molto, grazie, cuore. È molto probabile che Hummels viene alla Roma. Con questa enfatizzazione lo dici? Sì, no, lo dico così. Da quello che so io è molto probabile che viene alla Roma. Questa è un'altra bomba. Enedix, può lasciare la giocata un attimo? Detto, ragazzi, ragazzi, per favore. Io l'ho detto anche l'altro giorno. È una notizia che fa uscire la Roma. E perciò per farla uscire e darla al Corriere dello Sport, alla Gazzetta, si vede che ci sono i presupposti per chiuderla. Si sarà abbassata le braghe verso il procuratore De Hummels a Roma? Non lo so, però mi hanno detto questo, io ve lo riporto. Come ieri sera ho mandato un messaggio, mi dicono proprio forte, la Lazio sta in... Ora ci arriviamo alla Lazio, vorrei che fosse Ciccione una posizione congrua. Tra le altre cose invece vorrei parlare un attimo di Inter, se è possibile. Sì, un attimo, un attimo, però Asso, fai bene, Asso, sta arrivando questa roba qua. Questa è tanta roba. Questa è tanta roba. Bellissima. Allora... perché io aggiungo una roba per quanto riguarda il Napoli. Questa è quella dello Sputa Poulsen? Scusa, ma questa è quella dello Sputa Euro 2004 allo Sputa Poulsen? Sì. E allora è quello. No, Ale, perché una cosa al volo a me hanno detto ieri sera che c'è... Calusi! Asso, con grande volgarità ha tratteggiato una scena devastante. No, io invece... Calusi in Sardegna, viva la Sardegna! Viva la Sardegna! Viva la Sardegna! Aina è impegnato in una viva la Sardegna, cosa che il mondo non vorrebbe sapere. Ma io invece Calusi sono disposto a riceverle da lei, se vuoi. Barba, con un po' di un attimo, per favore. Ale, ti risulta il sondaggio del Bournemouth e dell'Everton per Bove? Allora, io su Bove so ho sbagliato che pelato, scusate, è stato proposto in Inghilterra, so che lui non dispiacerebbe andare a giocare in Premier League, di più però nello specifico Bournemouth-Everton non so nulla. Ok, allora andiamo un attimo veloce sull'Inter. Ale Sciscionista di Titanio! Ragazzi, vi dico una cosa, se farà la ruota... Donate 5-10 perché tanto Colucci è di cuore buono, non si prende le maglie per sé ma le lascia, quindi fate voi. Prego Giordano sull'Inter, poi c'ho due notizie voglio ragazzi, sull'Inter. No, aspetta, no, scusami un attimo Marco, Mufris, perdonami Marco un secondo Marco, sì, poi arrivo da te. Vogliamo fare un applauso a Colucci, ha donato 105 sub in 30 minuti di live, ragazzi. Oh, 105 sub in 30 minuti di live, grazie Colucci davvero, grazie. Vai Marco, scusami. Allora, questa la dedichiamo a Colucci. Stamattina viene fuori la questione di nuovo legata a Antonio. Colucci! Bastardi! Ma avete preso per il culo su Colucci. Il pareggio della Croazia. E direi che il pareggio va più che bene all'Italia, eh? No, adesso era meglio che finiva con la vittoria dell'Albania, eh? Esatto, perché era praticamente passata con la... Scusa, perché c'è Dren, aspetta, perché c'è Dren che scrive Faina Ratto attaccato ai soldi, sì. Simone. Sì, c'è Dren che ha scritto Faina Ratto attaccato ai soldi, sì. Ebbene sì, per il bene dei ragazzi, per pagargli lo stipendio tutti i mesi, bastardi. Addio, vabbè, non facciamo passare Faina come... Un altruista, perché sono qui. Prima di dare questa roba sull'Inter, vorrei rivolgermi ad Augusto Sciscione. Amico mio, tu che sei uomo di salotti buoni, tu che sei uomo di alte sfere. Buon mare, amico mio. Arrivo. Auguri buon mare a Colucci che va a farsi bagno, ha scritto. Ciao Colucci, grazie. Ma fuori Giordano, che è sto modus operandi con Colucci? Ma prima neanche un fermati. Io dovete solo portare rispetto ai giornalisti. Voglio solo parlare con Augusto Sciscione del presunto mecenatismo di Damiano Coccia, detto Erfaina. Io vorrei un suo breve editoriale
ma anche un suo pensiero semplicemente, sì, sul fatto che Faina in precedenza si sia definito un mecenate e che lui raccoglie soldi in questo canale per noi, cioè lui lo sta facendo per noi, per darci la vergogna di essere. Camelio, io allora calma. Vantaggio della Croazia 2-1. Eravamo da Giordano, no, autogol. Eravamo da Giordano. Giordano, prego, vada con l'Inter e si muova. No, 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 io voglio prima sapere da Sciscione che cosa ne pensa. Sti cazzi, forza, io dopo no, io a casa. C'ho le notizie Ciccione, io. Io voglio sapere da Augusto Sciscione che ne pensa del fatto che tu ti senta un mecenate, un generoso, uno che ci dà la possibilità di essere noi stessi all'interno di questo canale. Prego Sciscione, ci riveli qual è il suo pensiero, Sciscione. Ma Faina, io già l'ho capito da quando appena l'ho visto, che è una persona spregevole. Vero. Forse una delle tre peggiori. Ma si sente malissimo, Ene, per favore. Fanno più schifo al mondo. Vero. E lui si nasconde dietro questa sorta di perbenismo. No, 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 Ene, Ene. Ma non si può fare una live così, dai. Sei avido. Avido, e sappiate tutti che fa schifo ed è veramente un sorcio. Sono d'accordo con te. Molto bene, molto bene. Giordano, prego con l'Inter. Allora, stamattina viene fuori la questione Dumfries. Viene fuori la questione Dumfries. Allora, per quanto riguarda sul rinnovo di Dumfries, so per certo che c'è una fase completamente di stallo. L'Inter però non è alle prime battute sulla questione, perché già alla fine della scorsa aveva approcciato a diversi calciatori, tra cui Giovanni Di Lorenzo, per andare a trovare un'alternativa a Denzel Dumfries, che secondo me è un po' arrivo il fantallenatore, un giocatore sul quale l'Inter in quel settore di campo può migliorare. Non so perché, perché a me piace come calciatore, però l'Inter vuol migliorare in quel settore di campo. Non c'è una quadra per il rinnovo, forse anche per le richieste che mi dicono essere abbastanza elevate delle entourage di Dumfries. Su Dan Doye, che ha fatto un'ottima prima partita di europeo e che vi assicuro piace tantissimo a Simone Inzaghi, che ha manifestato personalmente il proprio gradimento per il calciatore, l'Inter ha fatto l'ultimo sondaggio serio, serio col Bologna, 5-6 giorni fa. Da quel momento in poi sono totalmente fermi e sul calciatore e con il Bologna, che ha delle richieste abbastanza alte, 25 milioni di euro. Però è un giocatore che è sicuramente nei radar. Oggi l'Inter però sta cercando sicuramente un giocatore alternativo a Dumfries. Resta da capire con quali caratteristiche. Se più spiccatamente offensive come quelle di Ndoye o un po' più equilibrato, diciamo, nel modo di stare in campo. Allora, io aggiungo una cosa sull'Inter. Ieri sera col maestro abbiamo lavorato a questa notizia. Infatti l'abbiamo data. C'è stata un'idea, c'è un interessamento sia del Napoli che dell'Inter per Dragusin. Il Tottenham lo lascerebbe partire senza nessun tipo di problemi. Ma come hanno fatto tutto quei casini a gennaio per Piallo? Aspetta, è chiaro che il costo non è basso, ok? 35. Però secondo me anche 30. Però potrebbero valutare un prestito con obbligo. Per il Napoli si tratterebbe di una soluzione alternativa a Buongiorno ed Hermoso. Per quanto riguarda il Napoli è sempre confermata la possibilità che se dovesse saltare Buongiorno, Marco, io questo non so se te risulta, potrebbe gli tornare in auge l'idea di far tornare Kim Min-jae. No, aspetta un attimo, scusami, arriviamo. Cohen, tu lo sai che c'è solo un difensore da prendere allora, sì? Ovvero? Dragusin. Mostro. Ah beh, sì, no, se è sul mercato la 30 cifra milioni, 30-35 sono 33, ma io volo sono su Dragusin, ma non ha senso da vedere Dragusin. Ma come fa a essere sul mercato che l'ha comprato a gennaio? No, aspetta, però non è sul mercato, Ale, io non ho detto che è sul mercato. Il Tottenham lo dà via. Cioè, non è che il Tottenham, bravissima, apre la cessione. Il Tottenham non dice è incedibile, mi dovete portare 60. Allora vuol Tottenham dire dice non ha convinto. Ma allora vendiamo Tomori subito. Secondo me, io non ho seguito molto il Tottenham, però a me hanno detto chi segue la Premier League che ha fatto molto meglio in Serie A che al Tottenham, Ha fatto molto meglio al Genoa che al Tottenham. La Premier League è sempre un campionato a sé, i giocatori in Serie A fanno nove presenze, ragazzi, è una monnezza. Nove presente, però aspetta, 424 minuti. Grazie, Narciso. Che in realtà sì, la giocati
ha giocato 50 minuti a partita, sì. Sì, ma sappiamo che se sta gente in Serie A fa la differenza, poi in Premier League fanno fatica, però poi quando vengono in Serie A ma Tomori Dragusin è la coppia di difensori centrali più forte della Serie A? No, non credo sia fattibile. Coppia però, di difensori centrali, sì, più forte della Serie A. No. E l'Inter non gioca più, ti parlo di coppia. Amico mio, c'è Bremer e Danilo, c'è Bastoni. No, Bremer e Danilo, non l'hai visti? La Juventus si prende Calafiori, Bremer. Ma non l'avete visti? Bremer Calafiori. Ma non l'avete mai visti Bremer Calafiori? Giocano Bremer a 4, abbiamo visto che fa fatica. Calafiori per primo step. Bravo, bravo. Grazie Giulio. Ho visto Dragusin a 4. No, ho visto Dragusin a 4, so come gioca Dragusin a 4. Ma non è una coppia fattibile, nel senso che il Milan se prende un difensore di quel valore, perché no, aspetta, ricomincia l'antimilanismo, va bene, non grazie nulla. Sì. Ma scusa, spende 40 milioni perché, per il centrale. No, innanzitutto sono 30-35, perché buongiorno tu lo stavi trattando solo in caso di gestione di tumori, solo in caso a gennaio, perché era una richiesta quello che ti serve a gennaio non ti serve a giugno. Quindi il Milan non cercherà un difensore centrale senza che hanno cambiato completamente obiettivo. Io non ti rispondo più sul Milan. Buongiorno, lo stavano trattando per passare a tre. Io non ti rispondo. Ma buongiorno, lo stavano trattando per passare a tre. Che cazzo c'entra? Sfatiamo sta cosa dalla difesa a 4 alla difesa a 3, una minchiata. Sono giocatori di Serie A che fanno i calciatori da ragazzini. Ma io Dragusin lo prenderei domani mattina. Io Dragusin lo prenderei domani mattina. E poi oltretutto ormai le squadre partono difesa a 4, poi abbiamo visto con la Ucraina due giorni fa a 3, poi li fai andare a 4. Calcio adesso è differente. Io capisco che possa essere no quello che deve rompere le scatole, però a me la politica che si porta avanti in questo canale con il silenzio di Damiano e l'omertà di Enerix è piuttosto disgustosa. Cioè, ragazzi, il Milan sta svendendo tutti. Teo, Rafa, Benasser. Ma cioè, chi sta svendendo? Che cazzo dici? Ma questo è quello che hai fatto rendere tu, Cohen, guarda che sua narrazione l'hai creata tu. Questo canale è un po' come delle Meloni, è un po' come va tutto bene. Va Luca, tutto bene. Ma questo è matto. Ma Davide, Luca. Questo canale ma sono le veline governative. Ma che si dice queste cose? Non si dice. Cambi posizione. Non si dice, l'unica persona libera in questo canale è Augusto Ciccio. Infatti, tu no. Luca. Vai a fare il culo! Prego, Asso. Prego, poi vuoi sentire Cohen. Luca, ma questo è fuori di Luca, testa. Luca, senti a me. T'ha detto sta cosa del Milan con fierezza, te parla di fuggi, tutti svenduti, quando a Napoli stanno 5-6, stanno tutti i cavalli. Allora se ne vogliono andare tutti, da noi stiamo svendendo. Che cazzo dice questo? È bellissima sta cosa. Siete che Conte gli ha dato proprio un test, al colesterolo io misuro una stecca nell'olio. Per favore, prego Cohen, risponda. Ma che devi rispondere? Ma è una cazzata. Vabbè, ma è una connessione imbarazzante, Cohen, ragazzi. Oggi non so che fare. Parliamo di Fonseca che... Un attimo, aspetta, perché ci stanno tanti argomenti oggi che riguardano il Milan. A me dispiace, caro Enerix, però c'è sicuramente l'argomento Leao. Poi ma andiamo... magari, Alali, ti prego, arriva, Alali! Alali, ti prego! Ale Stefano, mi hai detto poco. Grazie, Yuzzi. Io lo dico. Se il Milan cede Leao con un club arabo che paga la clausola, vince la Champions entro 3 anni. Ragazzi, allora, il Liverpool senza la cessione di Coutinho non avrebbe mai creato quella dinastia. Il Milan senza la cessione di Leao non potrà mai creare. Allora, la notizia su Leao è la seguente: la notizia su Leao è che sono arrivate. A me dicono sono arrivate, o comunque sia, un'idea di proposta per circa 100 milioni di euro. 100 milioni il cazzo. 100 milioni di euro dall'Arabia Saudita. No, mi per Leao. Se sei arabo, mi devi pagare. Aspetta, fammi concludere la notizia. Il discorso non è tanto il Milan, è in quanto Leao non vuole andare al momento in Arabia. Leao vorrebbe rimanere al Milan e vorrebbe rimanere quantomeno in Europa. Quindi per ora non vacilla.
Poi non so se il Milan avrebbe accettato 100 milioni. No, 100 milioni io credo di no. 100 milioni io credo di no. Ti vado a prendere una cosa che ora impazzirei. Sei pronto? Sì. Ma ti impazzirei dalla gente. Grazie, Francesco. Sono pronto? Arrivo subito. Sono pronto. Arrivo subito. Sono assolutamente pronto. Arrivo. Porca troia che non mi piglia. Ho cambiato telefono. Bravo. Ora si sente molto meglio, grazie Francesco. Ho cambiato completamente il dispositivo. No, no, aspetta, ma che cazzo dice Giordano? Ma da dove pigli queste notizie? No, una follia. Ma come si fa nel primo canale sportivo? Tutti. Ma chi sa, io per quanto vabbè, dai, si sente in cazzo, guarda, ti voglio bene. No, fammi rispondere solo una cosa in chat, perché sennò poi si travisano le mie parole. Io non ho detto che 100 per Leao sia un prezzo sbagliato. Anzi, secondo me è un buon prezzo 100 milioni per Leao. Il discorso è: se lo devo tenere, lo tengo, anche se mi arriva un'offerta da 100 milioni. Per cederlo, visto che sono il Milan e i giocatori li voglio tenere, per cederlo mi deve arrivare un'offerta folle, cioè il pagamento della clausola, se no lo cedo. So concordo. No, ma perché me levi? Ma io mi sento. No, no, non ti sentivi niente. Ti ricorda quello? Ma pure gli scarpini hanno messo su di HG. Per favore. Allora, sarebbe arrivata questa proposta dall'Arabia per 100 milioni. A me non hanno detto che il Milan non accetterebbe, a me hanno detto che per il momento Leao non vuole andare. Secondo me il Milan non accetta. Ho chiesto quanto sarebbe lo stipendio per Leao, mi hanno detto al momento si aggira intorno ai 15 milioni. Che cazzo va a fare? Che cazzo va a fare? Gli dà 8 il Milan, va a giocare in Arabia per 15. No, ma infatti io penso che le trattative con gli arabi iniziano sempre un po' così e poi tendano un po' a rialzarsi, no? E tu devi pensare che comunque Brozovic ce ne prende 18, raga. No, ma per andare a giocare a Arabia, fratello. Ma Brozovic c'ha 32 anni. C'ha 30 anni. Cioè, ma sì, no, un giovane va andare. No, ma per farlo andare in Arabia, Ale, gli devi dare 25-30 milioni. Minimo. Devi dare i soldi che prende Milinkovic, secondo me. Gli devi dare una cifra folle, fratello. Ma anche al Milan devi dare una cifra folle. Io penso che 100 milioni vadano bene. No, non te le dà 100 milioni. Ma onestamente, 100 milioni per Leao penso che vadano bene. Io penso che i prezzi variano a seconda di chi fa l'offerta. Se l'offerta arriva dal mondo arabo, 100 milioni sono pochi. Sono d'accordo. Se la prestazione è quella di ieri sera, 100 milioni vanno più che bene. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Ma ha fatto una provocazione. Poi nella mia. Se tu pensi che i Bagnets gli hanno dato a Roma, gli hanno dato 35 milioni. Hai capito? I Bagnets. Vabbè, ma possiamo parlare della prestazione delle Leao ieri sera? Ma sull'autore mondiale non ho mai sentito. Ma guarda che stai parlando con uno. Fermi, perché state parlando con uno che Leao l'ha difeso pure quando Cassano ha detto quello che ha detto. In una partita in cui Bernardo Silva e Bruno Fernandes sono i due peggiori in campo, pensare che Leao sia il problema vuol dire non capire il calcio. Ieri ha fatto fatica tutto il Portogallo, ha fatto male tutto il Portogallo, non c'è stato un giocatore che abbia fatto una prestazione sopra il 7. Scusate, ma noi invece quando la facciamo l'analisi della prestazione di Di Marco, perché non l'abbiamo fatta, caro Faina? Che fa? Scegli tu il giocatore in base alla simpatia. Di Marco, simpatia, quella porcata che fa Di Marco, non l'abbiamo commentato. Di Marco, ma Di Marco togli la prestazione di Turam. Se togliamo l'errore che è commesso con le mani e non con i piedi. Hai sentito che su 40 tifosi intervistati della Francia, 39 vogliono Giroud titolare al posto di Thuram? Visto che gioca di merda puntualmente con la Francia. Perché ma come, hai detto che Giroud è una pippa? Giroud è una pippa. Fino all'altro ieri questo ti che fa capire il livello di Thuram. Cioè Giroud è una pippa. Se fino all'altro ieri, pensa quanto capiscono cazzo i tifosi francesi. Pensa quanto non capiscono un cazzo per prendere Giroud al posto di Durant oggi. È normale che vogliano Giroud. Ma la prestazione di Durant è tanto meglio di quella delle Leao? No, è nettamente peggio. Aspetta.
Ma c'è una cosa che sottovaluti. C'è una cosa che sottovaluti. C'è una cosa che sottovaluti. Sei zitto. C'è una cosa che tu sottovaluti, caro Sciscione, che Leao è un fenomeno e viene considerato tale perché c'è una clausola rescissoria da 175 milioni. Ok, quindi io personalmente che ritengo io coglione, io 37 milioni Durante io ascoltami, prende dall'Inter come dal Milan, cretino. Ascoltami. Tanto l'Albania si è mangiato un gol davanti alla porta allucinante. Godo. E c'è un problema, caro Sciscione, che tu sottovaluti, che io Rafael Leao lo considero un fenomeno. E visto che lo considero tale, mi aspetto in campo da lui quello che gli altri non possono fare, cioè l'estro, cioè la giocata, cioè la magia. Io ieri ho visto il Portogallo che finché stava con Leao in campo giocava 10 contro 11. È pigro, Oh, durante sta stagione ci hai raccontato che tutta l'Inter era composta da fenomeni. Non no, mai detto fenomeni. No, mai detto Turam, fenomeni. No, come no? Turam hai detto che era un fenomeno. Turam con l'Inter. Ma chi gioca? Il padre. Perché in panchina c'è un fenomeno all'Inter. Vorrei portare notizie perché ho lavorato. Prego, Giordano. Prego. Guarda, Giordano, sono le notizie. Grazie, Matteo. Prima risparmiagela, prego, Giordano. Ma posso chiederti una cosa? Cioè, il senso della tua esistenza qual è? Beh, questo cioè, me lo il senso della mia esistenza è contestare le cazzate che portate voi giornalisti qua dentro. Per favore, Giordano, per favore, che fate voi giornalisti? Vorrei capire qual è. Calmi, Giordano. Parla del Napoli, parla di Quaraschera, non parlare del Milan, parla di Lorenzo. Damiano, io nel dubbio mi dissocio. Sì, anch'io mi dissocio, chiaramente. Se la prenda con Giordano, non faccia di tutta un'erba un fascio, per favore. Mi dissocio da tutti. Il pareggio dell'Albania. Il pareggio dell'Albania. È vero. Fuori gioco. No, quale fuori gioco? Ma come fuori gioco? Ma che cazzo sta dicendo? Ma fuori gioco te che ha tirato da lontano? Ma che dici? Ambriacone. Ha segnato il numero 8. Gasula. Annullalo, ti prego. Ma come Gasula? Dai, dami. Ma come annulla? Ma segnato a fare doppio? Un attimo, Gasula ha segnato. Si chiama così. Annullalo, ti prego. Gasula. Non c'è nessun tipo di fuorigioco. Il gol è pulito e ha segnato il numero 8. Gasula. Bravo, bravo Asso. Da fuori area vale doppio, eh? No, da dentro l'area. Da fuori area vale doppio. Peccato. Comunque, un pareggio che fa super comodo all'Italia. Super comodo. Ma come fai da fuori area? La mia che ha segnato nell'area piccola. No, sbagliato. Gli amici albanesi. Mortacci loro. Prego, mortacci. Una grande squadra. Enelix se la dava per morta. E ho vinto. Ho vinto 50 euro con Camelio. Andiamo con l'inno. Andiamo Sasso. A pezzo da morta. Medi da mezzo stampo di gallina. Ambriacone. Oh, e meno male che non ho attaccato i soldi, guarda che sto a fare per 50 no, euro. No, frate, ma 50 euro. Frate, forse non hai capito, Camelio sono 8 anni che lo conosco, non mi ha mai offerto il caffè al bar. Le vaglie 50 euro per me è come le vaglie una casa, oh. Ma stai a scherzare? Attenzione all'ultima azione dell'Albania. Andiamo nel commento. Giostra l'Albania, ultima azione, scambio, triangolo, va dentro Aslani, scambio corto, dentro, Manai il destro, rimpallato, incredibile. Soffre la Croazia, ancora Ieti, fuori Modric, ancora Ieti, ancora Modric, riparte Luka Modric, è solo Luka Modric. Forse c'è fallo, no, l'avvisato sì, fallo.
è giallo. Il giallo. Va oltre i 7 minuti di recupero. Si va oltre i 7 minuti. Ha ammonito Casulla. Ma Bairami ha tirato giù o no? Oh, e vattene a fanculo. Tutto nell'ultima azione. La Croazia si gioca, che brutto scontro. Ragazzi, ma la Croazia è una squadra di merda. E quando t'ho detto io, però no. Ma com'è possibile, frate? Ma, c'è una ma quando forte. T'ho detto io, no. T'ho detto è finita, frate. Giocano con Kramaric e Budimir. Dai, su. Ma c'è una squadra forte. Io sapevo che la Croazia. Attenzione, aspetta. Ultima azione: 7-20. Gli recupero scaduto. La palla dentro di Modric. Sbroglia Ieti e gli parte l'Albania. Attenzione, grande giocata di Manai. Uno contro uno. È uno contro uno. Aslani, no! No! Era Asani, non Aslani. Asani, chiedo scusa, Asani. L'arbitro non fischia, è una follia, ragazzi. 8 minuti di recupero, 2 più rispetto ai 6 dati all'inizio. Ancora la Croazia. Va Kovacic, Kovacic. Ancora, ancora Kovacic. Kovacic, il sinistro, Stracoscia! Stracoscia! Che parata di merda che ha fatto! Parata di merda, Brede, è finita, 2-2. Il pareggio va benissimo all'Italia. Va benissimo. Avanti azzurri! Va benissimo all'Italia. E la smetta di scaccolarsi, Henerix. No, è un pelo, uno schifo. Un pelo che fa mi gratta. Schifo lei. C'è un pelo non che mi gratta. Se lava, mi dà se scacca. Sculeggia. Come ce l'ha? Dai. C'è un pelo che mi gratta. Grazie, Swag. Ho capito. Chiudi la camera. Mi dà fastidio. Mi dà fastidio. Ma leva la gamba, no? Sai così da 3 ore. Mi sto scaccolando. Ma che è la ricerca del tesoro. Mi sto cercando di staccare il pelo. Mi è la rosciocca dal naso. Allora, da, si da così, dai. Scusa. No. Se si è tolto una caccola in live se la devi mangiare. Non mi sono tolto una caccola. Diciamolo, le caccole vanno mangiate, no. È colpa da Kuman! È colpa da Kuman! Kuman l'ha squalificato! Gli è uscito una rosciocca da narina. Non mi stavo scaccolando, ma per favore. Ma per favore. Incredibile. Ricomponiamoci, per favore, è un canale di calcio, non è contro caccola. Allora, ricomponiamoci. Cohen, mi dica De Leao, per favore, perché io ieri l'ho seguita un pochettino. Posso aggiungere una cosa su Dragusin, perché mi sono allontanato per parlare col suo entourage. Mi hanno confermato che ci sono gli interessamenti delle squadre che avete menzionato, cioè che una telefonata col Napoli, una con l'Inter, una col Milan c'è stata, mi hanno confermato tutte e tre. Ad oggi il Tottenham ha detto chiaro e tondo: che schifo, della Giacomazzi. Noi abbiamo bisogno di Dragusin. Poi, se il Tottenham per mille vicende di mercato dovesse assecondare Postecoglou nell'acquisto di un altro difensore, che ne so, a metà luglio, dopo l'Europeo, eccetera, eccetera, allora la situazione potrebbe cambiare. Però ad oggi la situazione è che il Tottenham non prende in considerazione non solo la cessione di Dragusin, ma ho chiesto per voi se potesse essere una cessione in prestito. Ad oggi il Tottenham non prende in considerazione neppure la cessione in prestito di Ma queste sono sue notizie. Lei si è velocizzato così a smentire. Magari conoscerà qualcuno al Tottenham che l'ha chiamata e gli ha chiesto la cortesia. Gli interessamenti te li confermo. Il problema è la posizione del Tottenham. Questa è la verità. Come si chiama il presidente del Tottenham? Tu sai? Non so. Levi. Sarà amico di Giordano. Daniel Levi. Grazie Lollo. Allora, un paio di notizie prima di andare su Leao. L'Al Nassr offre circa 2 milioni alla Juventus per Szczęsny, che ne chiede almeno 5. Ci sono le parti al lavoro per trovare un accordo. Manda quei 50, va! Manda quei 50, buffone! Manna. Enrico, non te fa guardare. Manna Gesù. Fatte dal Libano, manna Gesù. Manna, me vate da a me non c'è problemi, manna gli Liban. No, è un piacere che a me. Pago, tu vedi come fai tu, per un minuto cambia tutto quanto. Me erano finite le crocchette pigani. Ragazzi, se magna.
Vabbè, andiamo a fare un aperitivo, però che cazzo. No, 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 qui sordi mi magno io i cani miei, a te to un chiasso. Allora, un attimo, veloce, ragazzi, fatemi tasse due o tre notizie, non mi dimentico. Rafa Marin, come abbiamo detto prima con Giordano, è in chiusura con il Napoli, operazione alla Brahim Diaz con prestito, con diritto di riscatto e contro riscatto da parte del Real Madrid. Per quanto riguarda invece la Lazio, ci arriviamo dopo, la faccio perché ci stanno un bel po' di notizie. Aggiungo che per quanto riguarda il Milan, Goen, stamattina ho visto, non mi ricordo chi l'ha scritta, forse Tutto Sport, però non mi vorrei scordare, dica la verità, che Kia avrebbe proposto al Milan come abbassamento delle commissioni piateve pure Jordan Zirze. No, no. Risulta? Piateve pure Douglas Luiz, visto sì, sì, è uscita sta notizia. Non so che giornale l'ha data, però sì, l'ho letto. Il fratello, che è più giovane di lui, è fai uscito, che potrebbe rientrare nella trattativa. Che ruolo gioca? A Faida, come ha detto, ma no, non lo so, non lo conosco, non lo conosco proprio. Che so. Cosa, Asso? Come ha detto Douglas Luiz, ma è diventata una pippa? No, non ho parlato di Douglas Luiz io. È un attaccante il fratello, è un attaccante. Come ha detto il nome? Douglas Luiz. No, non ho nominato sì, Douglas Luiz, ho parlato di Jordan Zirze. È per l'Under 19, per l'Under 23, la sì, per la squadra Under 23, sì, sì, sì. Strappali, Camelio, commettiamo un reato in live. No, per favore, per favore, per favore, fuori Camelio, dai, fuori Camelio, fuori, fallo uscire. Camelio per il ritorno alla lira, fallo uscire, fallo uscire. Zirze non abbiamo parlato. Allora, di Zirze, voglio aprire adesso l'argomento, poi voglio sentire Coin sulle AO al volo. Allora, si lavora le commissioni, per quello che so io. Hanno detto anche a me che non è stato proposto Jordan Zirze. Gli hanno detto, se vi piace pure il fratello, diciamo che potremmo arrivare ad un accordo. Ieri sera Sky ha parlato di un interessamento del Manchester United. Al momento c'è stata una richiesta di informazioni, ma un paio di settimane fa. Il Manchester United in questo momento non vuole fare offerte, cioè non è che non vuole, non le ha ancora fatte le offerte per Zirze, perché Zirze, a me dicono che continua a spingere per il Milan, cioè Zirze in questo momento vuole andare al Milan. È chiaro che se non si dovesse trovare una quadra entro una settimana, 10 giorni, è normale che il ragazzo col procuratore si guarderanno in giro. Non c'è sta solo il Manchester United, ragazzi, a me hanno detto che c'è il Newcastle, c'è stata una richiesta importante nel Newcastle, c'è stata un'altra squadra in Premier che non mi hanno detto, che però addirittura avrebbe trovato già la quadra con il Bologna, quindi pagamento della clausola. Invece per quanto quadra, riguarda basta pagare, che quadra si trova? No, vabbè, quadra nel senso che comunque il Bologna, a me hanno detto che potrebbe essere pagata in 3 volte la clausola, invece questa squadra inglese la pagherebbe in un'unica volta. Detto ciò, concludo dicendovi che mia sensazione, la squadra inglese Manchester United, lo sai, no? No, abbiamo detto Manchester United, abbiamo detto Newcastle. Manchester United. Sì, ok, Ascoli, perfetto. San Benedettese e Foggia. Grazie Alessandro. Quindi il discorso è questo. Coin, se vuoi aggiungere qualcosa su Zirze, poi sentiamo tutti, prego, poi sulle Io ti dico la verità, se tutte queste squadre che stanno uscendo, prima la Juventus, poi lo United, a me sembrano tanto giochetti del procuratore per mettere pressione al Milan. Oggi secondo me di Reale un'altra offerta, no, oggi secondo me di Reale non ce l'ha l'altra offerta. Poi sicuramente qualora il Milan non chiudesse, sicuramente troverà un'altra squadra. Però oggi secondo me c'è niente. Non sei stupido. Zirze 100-100 va al Milan, punto. 100-100. Aia, guarda che tagliato. Si sta esponendo, scusi. Senti che cosa è merda. Oh, è dall'altra settimana che lo dico pure qua, 100-100. Clip Daoud, faccia la clip. Allora, io scrivo. Vabbè, bravo Asso che se prende le posizioni, scusate ragazzi, ma qui siamo giocatori a 0-0. Ma ben venga Asso che se prende una responsabilità. Dall'altra settimana. Il giornalismo, chiedo perdono. Oh, incredibile, Asso è diventato più milanista di Goen, non che ci voglia tanto, Perché secondo te per essere milanista devi fare fuori dal cazzo. Allora, Cesare, poi ne riparliamo. Soggetto, questa è la seconda settimana che dico 100-100 Zirze al Milan, 100-100. Ma rimetta Goen. Ma io credo io me ne Asso Laziale. Asso Laziale. Spermatozoo che è nato l'altro ieri, sì, imbecille. Se mi tira fuori di loro, non rientro più. Cosa oggi? Se mi tira.
Frate, per favore. Bravo Enerix, bravo. Frate, per favore, era serio, non stava scherzando. Ma chi vuole minacciare sta testa di cazzo? Ma chi vuole minacciare sta testa? Frate, ma non stava scherzando, era serio. Sto coglione. È un brutto esempio, un ragazzo come Torre, che potrebbe essere un ragazzo anche simpatico e a modo, viene totalmente travolto dai ricatti, uno che si chiama Damiano Coccia. Bravo, lei mantenga la schiena dritta, mantenga la schiena dritta, mai. Perché qui dentro tutti quelli che fanno noi siamo influencer, siamo fighissimi, nessuno ha la schiena dritta, danno solo le notizie che piacciono ai potenti. Schiena dritta e resistenza. Vabbè, facciagli entrare Gohan e chieda scusa, che si è offeso. Lo so, non chiedo scusa. A nessuno, mi ha insultato, non gli chiederò scusa. No, non ti ha insultato. Mi ha insultato. Riguardalo al VAR, risentilo, io non lo rimetto. Ma che è andato via, è uscito. Vabbè, adesso poi come al solito ci dovrò parlare io, perché se sarà offeso davvero. Comunque, detto ciò, finisco su, poi andiamo sul resto, che c'ho anche una chicca per quanto riguarda... Sì, è finito, se aggiungiamo qualcosa. Aspetta, ti faccio aggiungere subito, anche perché so che c'hai due notizie importanti. Aggiungo che domani molto probabilmente l'Inter prende domani l'Inter molto probabilmente chiuderà col Genoa per Josep Martinez, operazione che siamo intorno ai 15 milioni. L'Inter è disposta a dare 8-9 milioni più una contropartita. Oggi ho sentito Bergomi che parlava di Oristanio, risulta anche a me la contropartita Oristanio più che Satriano. Prego, chi mi aveva chiesto parola, Camelio, so che c'ha due notizie, vai. Allora, intanto su Zirkzee, la clausola va pagata immediatamente. Su è uscito lui, chat, non lo posso rimettere. Una secca, Damiano, non c'è proprio possibilità. Niente spalma, anche il Mina ha chiesto di farlo 20 più 20, non si può. Ma sta proprio sta scritto sul contratto. Hanno provato, quindi il problema non è solo la commissione, ma è anche i soldi da dare al Bologna, che poi una parte deve andare al Bayern. Mentre su Zaniolo, come con Belotti, l'Atalanta ha superato la Fiorentina nei pagamenti, perché Gasaro deve dare 3 rate, 3 o 4, non mi ricordo, ancora la Roma, pensate un po', per me è stato venduto male Zaniolo dal dottor Pinto, se no dice sempre che io lo difendo, invece lì lo doveva dare al Milan e aveva preso più soldi. BM Irco. Prego, vada Camelio, vada. No, dico, poi adesso, siccome ci hanno detto sempre che Zaniolo era una pippa, era scarso, comunque c'era il Villarreal, vabbè, non è una super squadra, io gli allungavo il contratto. No, Ciccione, che poi esce pure Camelio, per favore, Augusto. Muti Agosto, per favore, continua Camelio. Non farita nessuno, boh. Per favore. E comunque, l'Atalanta, che ha vinto l'Europa League, farà la Champions, è una squadra forte. Come vedete, i giocatori forti e l'Atalanta ci capiscono di calcio, hanno preso Zaniolo. Siccome quando andano in Turchia, hai fatto tutto. Ma come? Hai detto non andava? Ma come è fatta? È fatta. Ci sono grandi, grandissimo. Ah, adesso è fatta. Ah, quando lo dicevo io l'altra settimana. Allora, questo non è il calciomercato, lo dici sempre tu. Se fai, ma come fai, no? L'ho anticipato io Zaniolo all'Atalanta. No, ho detto d'accordo col giocatore e vanno a parlare col Galatasaray. Allora, adesso tu mi dici che è fatta. No, ma l'ho spiegato già, questo qua non fa. Ma che ha spiegato? Qui non ha detto un cazzo. No, tu no, tanto l'ho detto, c'era sia Atalanta. Oh, era fatta pure per Castro. Per favore, Camelio, Camelio, un attimo. Non offendete Camelio, dai. Ciccione, lei è una testa di cazzo. Oh, ma togli una cosa almeno, no? Ci aveva la notizia, ha detto che è una aspetta, mi è arrivata una clip. Sono due minuti, raga, ma stavo a parlare del Zaniolo. Aspetta. Capito, ma è una notizia. Non è una super squadra. Io gli allungavo il contratto. No, Ciccione, che poi esce pure Camelio, per favore, Augusto. Ma che cazzo muti Augusto. Una roba brutta, dai. Ciccione, per favore, lei già non c'ha notizie. In più mi butta fuori quelle che le danno, per favore. Ma ancora è arrivato. Ma è arrivato. Una roba in vereconda. Sì, due minuti. Allora fuori dal cazzo, gli entri quando è a casa. Fuori. 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 No, voglio fuori. Sentire. Grazie.
assurdo. Qui mi hanno fatto fuori Cohen e Camelio. Che cazzo? Dico, mi volete affondare tutta la flotta? Dicevo. E anche, cioè, devo essere sincero, io quando Asso punzecchia, io cioè, lo so accettare, bisognerebbe anche essere un po' meno permalosi in questo sono caso. D'accordo, bravo, sono d'accordo, sono d'accordo. Siamo un po' meno contenuti. Sono d'accordo. Non è che si esce alla vagina dorata, cominciamo a togliere un po' di vagine dorate da mezzo. Bravo, Marco. Io mi dissocio, che vuol dire, scusa. Un po' meno di vagina. Viva le vagine dorate, dicevo. Per favore. Allora, ma, ragazzi. Marco, ma ovviamente punzecchio, ma sportivamente, lo sai che poi personalmente c'è niente. Grazie, Simone. Penso che sia sottinteso. È chiaro, ma, è per ma sai qual è che... il problema? Allora, Marco, fammi concludere su Zaniolo. Dai, fammi dare notizie. Inizia il caldo, Cohen c'ha la voglia di stare in live, quindi purtroppo. La moglie sta più meglio che prego, fai. Grazie a Cohen, gli ho scritto. Se non me legge, non ci posso fare niente. Pensavo fosse una gag. Se non è una gag, dai, sta a scherzare, per favore. Insulta. Potremmo fare anche la stessa cosa con te, amico mio, visto l'altro giorno sei stato tutto zitto, nessuno la ha detto un cazzo. La prossima volta non insulta. Il contatore col cazzo che ha messo lì il contatore. C'ha ragione Asso. C'ha ragione Asso. Dicevo, ragazzi, allora, su Zaniolo, io l'ho detto una settimana fa, non mi piace dire l'ho detto. La trattativa col Galatasaray, l'Atalanta la sta portando avanti. C'è qualche problemuccio perché il Galatasaray chiede 25, l'Atalanta per ora è arrivata a 14-15 più bonus, però io penso che la strada sia molto indirizzata, anche perché l'Atalanta garantirebbe un pagamento cash nell'immediato, mentre la Fiorentina si è mossa per prestiti e roba varia. Quindi io credo che la strada che abbiamo tracciato la scorsa settimana qui, quando vi abbiamo raccontato in esclusiva di Zaniolo in accordo con l'Atalanta, sia molto percorribile. È chiaro che poi Zaniolo avrebbe una preferenza, da quello che a me dicono almeno, più di città Firenze, in quanto mi dicono che c'abbia la famiglia lì o comunque lì vicino. Lui ha fatto le giovanili con la Fiorentina, Damiano. No, però so che c'aveva sì, ha fatto le giovanili, il papà pure c'ha la situazione a Firenze, è vero. Ok, allora mi hanno detto giusto. È chiaro che però ci devono essere anche le condizioni economiche, questo per quanto riguarda la situazione di Zaniolo. Aggiungo una roba sempre che riguarda la Fiorentina. Attenzione ad Amrabat, perché Amrabat potrebbe addirittura, cioè, non mi piace fa 1x2 giocarmi la tripla, però è quello che mi dicono, perché è vero che Amrabat non è stato riscattato dal Manchester United, però il Manchester vorrebbe un altro tipo d'accordo con la Fiorentina. La Fiorentina stessa può pensare anche di tenerlo, perché comunque Palladino punterebbe sul giocatore. Attenzione che c'ha delle richieste dalla Turchia, però per il momento il giocatore vorrebbe tornare in Premier o rimanere in Italia. C'è un mercato, e anche per questo prima ci ho messo un po' di tempo, che mi ha lanciato una suggestione. Io me la lascio lì, perché non mi hanno detto se è già un'ipotesi di lavoro. Mi hanno detto che è una mera idea. Io chiedo sia a Stefano che ad Ale se effettivamente è chiusa la trattativa per l'Everton. Per l'Everton è chiusa? Cioè sì, così pare. Manca l'ufficialità. C'è chi mi diceva, e stiamo parlando di persone che stanno nel mercato da tanti anni e che seguono anche un po' di queste possibili trattative, che la Roma potrebbe essere effettivamente interessata ad Alvaro Morata, e anche per sistemare un po' i conti, per mettere a posto un po' di liquidità e poter fare altro mercato, Tammy Abraham potrebbe andare all'Everton. Io oggi non so se diventa un'ipotesi concreta di lavoro, però negli ambienti del mercato sta iniziando a circolare questa ipotesi, nel momento in cui ci dovesse essere l'ufficialità del passaggio dell'Everton al gruppo Fredkin. Questa ve la lascio veramente come traccia, perché mi hanno detto che è in questo momento una traccia. Morata, che sta spingendo per tornare in Italia, potrebbe accasarsi alla Roma, e Tammy Abraham potrebbe trovare più spazio, diciamo, nel suo ritorno in Premier all'Everton. Questa è un'ipotesi che mi hanno dato. Scusami un attimo, Marco. No, perché poi io non accetto che si faccia disinformazione in chat. Vi faccio rivedere la clip così che capiate cosa intendo quando dico Cohen mi ha insultato. Rimetta Cohen. Ma io credo che... No, io me ne...
Asso Laziale, Asso Laziale, Asso Laziale, Asso Laziale, da sto spermatozoo che è nato l'altro ieri, sti imbecille, sarebbe uscito due secondi come tutti. Quest'uomo ha 30 anni, ve lo vorrei ricordare. In questo canale abbiamo buttato fuori Marco Giordano mentre dava notizie di mercato, Chirico, persone che fanno questo lavoro da 20 anni, che sono giornalisti. Abbiamo buttato fuori un secondo, dopo un secondo sarebbe rientrato, ha deciso di fare il fenomeno, sti cazzi. Cioè, se devi fare il fenomeno e devi fare il permaloso, stai fuori, che cazzo devo dire, che cazzo me ne frega a me, ciao, cioè questo canale funziona. Calma, non andiamo sul personale. Coin è un membro, esiste, Coin è un membro importante, no, Coin è un membro importante, fenomeno, bentornato esce. Ciccione, finalmente sulla sedia, prego. Io c'ho un gran membro. Per favore, Aslo, per favore. Questa la sapevo, giuro che... Aspetta, la dice, l'ha detta, cazzo. Per favore, non tradisce. Aslo non tradisce, cazzo. Allora, aggiungo due cose sulla Fiorentina, se non mi scordo. C'è una richiesta di 15 milioni, sappiamo che c'è stato un interessamento un mese fa, ve l'ho raccontato, grazie Dark Face, per sia Retegui che per proprio Luca. Perché ce ne diciamo di tutti i colori e ci insultiamo sempre. Sì, la Fiorentina, l'Udinese chiede almeno 15 milioni per Luca e il Genoa chiede almeno 30 milioni per Retegui. Al momento sono valutate tutte e due, valutazioni un po' troppo alte, stanno lavorando su altri profili, però non è detto che abbandonino le strade. 30 milioni di Retegui è una follia, per me è... Io 30 milioni. Prego Ciccione, vuole aggiungere qualcosa a tutto quello che è stato detto? Su cosa? Come su cosa? Non andare sulla nulla. Lazio. Ora andiamo sulla Lazio. Ora andiamo sulla Lazio e poi ci sono anche due notizie sulla Juventus e anche una sulla Roma. No, aggiungo una cosa sul Napoli, caro Giordano. Si fanno sempre più insistenti le voci su questa possibile offerta del Paris Saint-Germain di 70 milioni. L'offerta per Kvara. L'offerta di 70 milioni a me continuano a dire. L'offerta esiste. L'offerta è lì, Sì, l'offerta è lì. L'offerta c'è, è ufficiale, cioè voglio dire, è già arrivata al Napoli. L'offerta è già arrivata al Napoli. Quindi non c'è niente di. Adesso deve essere il giocatore a prendere una decisione. Se forzare la mano e chiedere la cessione anche ufficialmente, o se restare al Napoli e dire. Perché il Napoli ha detto no. Se il giocatore forza, può ottenere qualcosa. Però deve fare uno strappo forte. Bene, allora, sì, dopo ci arriviamo. Io volevo l'opinione delle AO su De Coin, sulle AO, quindi me la darà. Prova a chiamarlo. Lo chiami un attimo Coin, per favore, faccia da ambasciatore. Lei chiami Camelle, però, a questo punto facciamo ritornare tutti questi un po' permalosi. Aspetta, una reunion. No, cioè, mi dispiace se è diventato con così. Chi sta al telefono? È occupato. Da quando ha preso l'inculata di Fonseca è completamente cambiato. Cioè, è diventato Camelio quando ha preso la cazzata di Verratti. Parla te che ieri stavi in live con lacrimatoio. Ma dai, che cazzo c'entra? Mica era para live, mica perché ero incazzato per qualcosa, coglione. Sì. Vabbè, io voglio l'opinione sulle AO. Chi mi dà l'opinione sulle AO, ragazzi? Ragazzi, per me le AO deve lasciare il Milan. Ecco. Per me le AO deve lasciare il Milan perché è un giocatore che in questo momento non... Allora, il calcio di Fonseca a Roma lo conoscete molto bene, un calcio molto fraseggiato, molto... Tra le altre cose non puoi far vedere il post mentre parla Giordano che Fonseca ha pescato sul web per... Che pescato? Prego. Post completamente inutile, però lo facciamo vedere. Allora, io credo che se arriva l'offerta giusta, io sono di un teorema, se arriva l'offerta giusta per Di Lorenzo... per Leao, per tutti i calciatori che, per Teo Hernandez, che hanno espresso un desiderio. Ecco, perché servono i procuratori? I procuratori servono perché devono portare offerte corrette. Allora, se arriva un'offerta corretta per Di Lorenzo, per Leao, per Teo Hernandez, allora devono andare via, perché i cicli nelle squadre finiscono. È inutile che ci innamoriamo del fatto che debbano stare 7, 8, 20 anni in un club, le bandiere non esistono più, basta, chiuso questo discorso inutile delle bandiere. I calciatori forti esistono in giro per il mondo e devono essere funzionali ai principi che vuol dare un allenatore. Grazie, Tessio. Quindi io credo che il Milan possa ampiamente rimpiazzare Leao. Il tema di dibattito non è se Leao deve restare o meno. Ad oggi la domanda ve la giro io: l'incostanza ma anche la genialità, la scarsa capacità di incidere in tante partite, ma anche il colpo di genio di Leao, oggi quanto valgono, tenuto conto che di esterni
alti, mancini e destri, sul mercato ne esistono tanti, ne esistono tanti, però chiaramente Leao è un giocatore forte. Allora la domanda che vi pongo io, quanto vale Rafa Leao? Questa è la domanda che bisogna porsi. Scusa Marco, un attimo, perché mi sono stufato pure di averci ragione. Io ieri vi ho parlato qui, poi lo stanno scrivendo in chat, non so, no, non so se è vero perché non l'ho letto, perché sto guardando la chat. Però leggo che Biafora ha scritto che la Juventus ha richiesto 15 milioni per Chiesa. Io ieri vi ho detto che la richiesta della Roma era della Juventus al momento era 25 milioni. E a me se lo dico! No, 25 milioni no, Ale, non l'abbiamo mai detto. L'abbiamo detto? Ah, perfetto, chiedo scusa. Ma sarà mezzo e mezzo, che cosa? Chirico mi attaccavo e diceva 40, io gli dico guarda perfetto, che 25 milioni. Allora perfetto, allora Chirico è un cretino, perché qui ci avevamo ragione sia Ale. Chirico, io gli dico guarda che 25 milioni Chirico a Juventus parte te dice 40, ma la Roma già sa Chiesa 25 milioni. Un attimo. Perfetto, prego. No, rispetto per Coin, per favore. Però ha fatto bene entrare. Dai, ha fatto bene. Bravo, un applauso a Coin. Un applauso a Coin. Presentazioni, qua andiamo avanti con la live perché tanto dobbiamo parlare di calcio qua. Io sono rientrato perché percepisco un compenso per stare qua, altrimenti non sarei rientrato, ma per un motivo semplice, non perché sono permaloso o le cagate che vi ha raccontato mentre io non c'ero, perché da ieri che io ho un'opinione diversa dalla sua ed è diverso da essere sbattuto fuori quando facciamo le battute a doppio senso eccetera, quella è un'altra cosa, ma se io e te stiamo dibattendo, io con la mia opinione, tu con la tua, e tu mi tiri fuori perché devi passare per quello che ha ragione, a me non ieri mi sa non bene. Ti ho buttato quindi fuori, l'hai fatto una volta, abbiamo discusso per 25 volte, minuti l'hai coin. Fatto tre volte ieri alla quarta volta ieri abbiamo a me non discusso sa bene per 25 fuori. Minuti coin, non mi pare che io ti abbia buttato fuori, anzi ti ho buttato fuori perché non stavamo discutendo tre volte, ti ho buttato fuori, no, ieri non ti ho buttato volta. Mai fuori ieri, no, non ti ho mai buttato fuori e ti sei fatto il monologo, non ti ho buttato fuori, aveva salutato Faina aveva salutato, eravamo rimasti io e Faina, non mi interessa parlare con te, no, visto che dici stronzate, visto che dici stronzate ti rispondo. Opinioni. Visto che dici stronzate ti rispondo e mi fai rispondere, se attacchi mi non fai rispondere, terminato. No, hai terminato no, fai rispondere, tu se termino o no. Vai, termina. Tu se termina, termina o no, termina. Siccome io e te abbiamo due opinioni diverse su questo argomento, ti prego di rispettare la mia opinione come io rispetto la tua pur non condividendola, non è che devi per forza insultare la mia opinione. Io esprimo la mia, tu esprimi la tua e la gente segue il filone che vuole seguire. Allora, tutto innanzitutto qui. Il tuo modo di rispettare l'opinione è questa, caro Cohen, cioè rispondere ad un commento dicendo sintesi perfetta della differenza in cui si dice che semplicemente non posso parlare di Milan perché non ho visto il Milan che vinceva tutto. Leggi il commento, non fare la sintesi. Il commento dice un vero milanista che ha conosciuto e visto il vero Milan non può mai essere contento di arrivare secondo di prendere un allenatore che ha visto. Appunto, quindi per te rispettare l'opinione, però se hai terminato mi fai rispondere. Non c'è nessuno. Se hai terminato mi fai rispondere. Veloci però, per te rispettare l'opinione di un altro e dire tu non puoi avere un'opinione perché sei nato 10 anni dopo di me. Questo per te è il modo di rispettare l'opinione. Quello è. Ok, sì, il vero Milan che però non esiste più da 20 anni. Fammi finire. Voglio dire una cosa. Sto finendo, Sciscione. Sto finendo, Sciscione. Il più bello ce l'ho io. Sto finendo. Dicevo, ieri non ti ho buttato fuori per 25 minuti perché abbiamo discusso e abbiamo parlato tranquillamente no, però litigando e discutendo in base all'opinione di ognuno. In ogni caso, prima non ti ho buttato fuori mentre stavamo discutendo, era una gag come faccio con tutte le persone di questo parterre. Non stavamo discutendo, hai detto una roba di Zirzeo, ho detto basta, sei un antimilanista, ti ho buttato fuori, poi ti ho rimesso dentro. Ma perché non aveva senso parlare di Milan in quel momento? Era una battuta, una gag come ne faccio di 500 durante la trasmissione, butto fuori tutti, uscire, fare il permaloso alla Camelio dimostra la dimensione di quello che si come la Camelio, questa è una cosa alla Camelio, questa è un'accusa gravissima, ma la cosa a Camelio, coglione, è un'altra cosa, la clip che hai mostrato dove ci ti ho offeso, io ho usato il mood del canale. Appunto, che ci siamo sempre detti imbecilli. Il mood del canale, resto, il mood del canale è lo stesso in cui abbiamo buttato fuori 300 giornalisti mentre davano opinioni. Non durante la discussione. Allora prego, vada su Leao, poi voglio sentire il coin su Leao, per favore. Asso, Leao, come dice Spalletti, è pigro.
calciatore fenomenale, non sa neanche lui dove potrebbe arrivare, però c'è un però, c'è un però, che tutti i calciatori hanno un prezzo. Se lui non si dà una svegliata, giusto che il Milan possa pensare anche a cederlo, ma a tanti soldi, perché è un giocatore che ha delle, qual è il suo prezzo? Delle, io questo non lo so, delle potenzialità incredibili, per me meno di 80 non mi metto seduto. Meno di 80 per Leao non mi metto seduto. Fatemi sentire Cohen. In Europa, soprattutto per, in Europa, perché se lo dai in Europa, magari all'allenatore 100 giusto, milioni di annavia, lei su. All'allenatore 100 giusto, milioni di annavia. All'allenatore giusto che corde, tocca le corde giuste e poi Leao diventa una bella. 100 milioni il Milan, se c'ha un po' di intelligenza fa la squadra scudetto, prego Cohen. 80. No, per me il costo di Leao è il costo della clausola oggi, perché in Europa sì, i 170. Campioni li paghi. In no, 175. In Europa i campioni li paghi perché 75 milioni. Dai, a Luca, sono due cose diverse, ma sono due cose diverse, quanto vale allora, e quanto lo puoi vendere. Aspetta, fai conclude Goen, Marco, fai conclude Goen. Quanto vale? Fa conclude Goen, vale, aspetta. Sicuramente quanto vale sicuramente non vale quei soldi, ma neanche Dembélé valeva quei soldi quando è stato ceduto, Grealish valeva quei soldi. Il mercato è fatto anche dei paragoni con gli altri campioni che sono stati venduti. Sono stati venduti a cifre astronomiche. Non vedo perché io, che ho due campioni in rosa vendibili a quelle cifre, perché io debba svendere Leao. Non ne vedo il motivo. Non è svendere però, eh. Ma secondo me non è importante la cifra. Secondo ma me ragazzi, importante... ma adesso chiedete di ragazzi, di che? No, dopo ma le sentiamo. Dopo le sentiamo, aspetta, dopo le sentiamo. Ragazzi, vai Augusto. Santi, oh. Vai Augusto. No, dicevo che è più importante dal punto di vista strategico magari riuscire a reinvestire nell'immediatezza quei soldi. Se tu hai 100 milioni e ce l'hai subito a disposizione senza che magari gli altri lo sanno, riesci a intercettare meglio i giocatori da poter sostituire, magari a pagarli meno. Se ti danno 170 milioni ma tutti sanno che c'hai i soldi, tutti i giocatori a cui ti approcci costano almeno una volta e mezzo di più rispetto a quello che costano normalmente, quindi da questo punto di vista secondo me non è il prezzo, è come riesci a gestire la trattativa che ti comunque crea dei vantaggi. Sei d'accordo Giordano? Sì, nella misura in cui io credo che oggi il Milan, cioè allora noi l'esercizio... Ma è finito il sondaggio Ene? Stanno con te o con Cohen? Con Cohen, vabbè, ma chiaramente Cohen... Dei giganti, prego, vada Giordano. Tutti dalla sua parte. È chiaro che oggi non puoi dire che Leao valga la clausola, anche perché la clausola viene messa per essere fuori mercato. Quanto vale secondo te, Marco? Quanto vale? Allora, per me 100. Dipende da quello che si intende come processo di integrazione nel Milan. Mi spiego meglio, datemi veramente un secondo. Supponiamo, ti dico per assurdo, che il Newcastle voglia Rafa Leao e ti dicano ti diamo Alexander Isaac però tu ci devi dare Leao e 10 milioni. Io vado dal Newcastle e dico ti, questi sono 10 milioni perché ho la punta per i prossimi 10 anni, poi ne saranno 5 e così via. E per me Isaac con poi non so se essendo svedese la pronuncia esatta Isaac, non lo so, comunque diciamo chiamiamolo come ci pare, quel tipo di giocatore in Italia distrugge le porte. E quindi per me diventa più funzionale, ti porta più punti di Rafa Leao. Allora a quel punto la valutazione la fa il Newcastle e ti dice per me Isaac vale 100 milioni, quindi se tu mi dai Leao che ne vale 90 mi devi dare 10 milioni, ragionamento. Se invece sono io a chiederti il cartellino di Leao posso fare la valutazione. Per me, visto quanti esterni sinistri forti ci sono in giro nel mondo, se il Paris Saint-Germain offre 70-80 per Kvara, allora Leao vale un pochino di meno perché è più grande. Che cazzo dici? È più grande di Kvara. Che cazzo stai a dire? È più grande di Kvara. Ma che cazzo dici? Che cosa dici? Che Kvara sono due anni che sta in Italia, che gioca a grandi livelli. Allora, Leao è da... Ma che cazzo dici? Ma che dici? Ma che te sei impazzito? Enerix non dice un cazzo. Leao è far milanista, prego Asso. Allora, Leao è del 99. Leao è del 99. Kvara è del 2005, è del 2001. Per me
Se Kvara vale 80, Leao vale 72-73. Ma tu stai fuori di testa. Ma tu stai fuori di te. Ma tu stai fuori di Gattuso. Ma che cazzo dici? Se Kvara vale 100, Leao ne vale 90. Se Kvara... Ma non c'è un parametro in cui è stato superiore. Non può essere solo l'età la discriminante. Non può essere solo l'età la discriminante. Nella valutazione. Ma non c'è un parametro in cui Kvara ha battuto Leao. Non c'è. Un parametro in Europa. Non c'è. Allora, per me è questo. Per me è questo. Oh, ma Kvara ha fatto una stagione, oh. Per me Leao. Oh, Kvara ha fatto una stagione, oh. Aspetta. Oh, Kvara una stagione ha fatto. Oh, ma non scherziamo. Ma scusate, ma Leao c'è mai arrivato decimo, eh? Oh, Leao decimo c'è mai arrivato. Faccio un esempio. No, la butto là. È una provocazione, ciccione. No, ma è una provocazione. Il parametro è tecnico, perché comunque sono due grandissimi giocatori. Però i giocatori che giocano in determinate squadre, secondo me, hanno più caratteristiche alla Leao che a Carrascheila. Perché se vedi Vinicius, ormai queste grosse squadre giocano con giocatori che hanno delle accelerazioni molto importanti, prediligendo loro magari piuttosto che giocatori un po' più tecnici. Magari Carrascheila ha più tiro da fuori, ha più... Lo vedi tecniche, che vuole fare le analisi e tu no. Però queste squadre qua, siccome faccio un esempio, Real Madrid o queste squadre ti portano spesso a giocare sull'uno contro uno perché sono brave nel giro palla e ti danno la palla sull'uno contro uno sull'esterno e lì chi ha lo sprint più veloce, chi ha lo spunto, secondo me vale di più rispetto magari chi ha un metodo di tecniche superiori. Quindi secondo me Leao, ma ragazzi, ma Leao non può valere un euro di meno di Kvara. Punto, chiuso il discorso. Io non sto a dire che Leao è più forte di Kvara, non è quello il confronto. Io sto dicendo che Leao non può valere un euro di meno. Un euro di meno è una cazzata. Per me Leao è più forte. È una cazzata. Posso mostrarvi un attimo una tabella? Basta, Ene, dai, su. Posso mostrarvi una tabella? Se c'è Cohen io non ci sono, infatti mi tengo. E basta, dai, su. Allora. Allora, grazie Glabisio. Maloso, poi per mamma mia. Visto che evidentemente la chat vuole questo, se c'è Cohen io non ci sono. Allora, questo è il confronto della scorsa stagione, 23-24, sia per Leao che per Kvara. Allora, Kvara ha fatto meglio in quelle che sono le corse palla al piede per andare a superare l'avversario. Kvara ha fatto meglio nel successo nel dribbling. Kvara ha fatto meglio nei gol segnati non attraverso calci di rigore. L'expected goal più l'expected assist è molto più alto per Kvara che per Rafa Leao. Negli assist è andato sicuramente meglio Leao, così come nei key passes, quindi nei passaggi chiave. Nel complesso, nelle azioni offensive, è stato più bravo Kvara. Quindi questo dimostra che in una stagione difficilissima per il Napoli, lì dove sarebbero naufragati tutti, e il Milan è arrivato secondo, Kvara in tantissime voci ha fatto meglio di Leao, il che significa che in valore, ma guarda Marco, Kvara è di questo livello qui, più giovane di 2 anni di Leao, merita oggi uno standard internazionale di cash diverso. Però Marco, secondo me questi sono parametri che non valutano. Loro valutano innanzitutto tra questi parametri anche quello dell'accelerazione. Esatto. E secondo me Leao è superiore. Le progressive carries ha fatto meglio Kvara. No, ma quelle sono quelle con la palla. Ma qua nessuno sta dicendo che Kvara sia tanto lontano da Leao, che Kvara sia scarso e Leao è un fenomeno. Sono due giocatori che hanno dimostrato tantissimo, per carità, però da qua a dire che Kvara vale più di Leao, e mi devi dire se i parametri sono gli expected goal, io ho i dribbling riusciti. Non hai capito? È questa la narrazione che si racconta dentro sta trasmissione. Parli di Kvaratskhelia, parli di Osimhen, tutti sopra i 130 milioni. Più un Lautaro e mi sento di che vale 80. Più un Martinez se ne vale 70. Ma come cazzo ragionate? Allora, per una stagione mezza buona che hanno fatto, quello vale più di quell'altro. Fermati che me ne devo andare, che poi c'ho la live. Allora, io ti dico semplicemente che per me lo scarto, però vista l'anagrafe, se Kvara vale 100, Leao vale 90, 92. Non ho detto che se Kvara vale 100, Leao vale 20. Ho fatto un piccolo delta tra i due, piccolo, però per me esiste. Punto. Basta.
Per me no, per me... Lo sai per me dove... Qui mi allaccio a Damiano. Lo sai dove crolla questa tua parentesi, questa tua piccola, capito? Sul fatto che uno, per quanto ha fatto bene, meglio, peggio, uno è arrivato secondo e l'altro è arrivato decimo, frate, punto e basta. Ho capito, vabbè, non... cioè se voi volete la differenza è sostanziale, c'è uno che quest'anno si rifà la vetrina Champions League, che è Leao, e l'altro che tocca cercarlo per la Serie A. Leao è discontinuo, ma potenzialmente potenzialmente se mette la continuità di Lale è un fenomeno. Quando vuole vincere una partita da solo, la prende, la vince, punto. Cioè mette paura proprio. Vai, cioè, al Giorgiano gli ci vuole la squadra, a Leao no. Se Leao sta in giornata, prende Leao. Certe partite di Leao. No, per me Cross, per esempio, Toni Kroos è un giocatore assoluto. Giorgio Chiellini era un giocatore assoluto. Rafa Leao e Quicha Kvaratskhelia sono entrambi giocatori di sistema. Cioè, se stanno Marco, in un sistema che funziona, quelli lì se li prendi. Cioè, Toni Kroos è un giocatore assoluto. Giorgio Chiellini era un giocatore assoluto. Roberto Baggio era un giocatore assoluto. Quelli sono giocatori assoluti che dove li mettevi là funzionavano. Questi qua devono funzionare in un sistema, se no non funziona. Sì, però Giorgiano non c'ha la capacità di Leao di vincere veramente una partita da solo, di ribaltarla. Cioè io ho visto non l'ha ancora dimostrato. Poi aspetta, Luca lo conosce meglio di me perché vede tutte le partite del Milan. Cioè lui quando sta in giornata in 5 minuti prende, io ho visto strappare le difese, ho visto, cioè, una cosa incredibile. Col Paris Saint-Germain, ma anche Marco l'ha visto col Napoli. Col Napoli, Champions League. Col Napoli in Champions League, cioè. Voglio aggiungere solo una cosa, diciamo che Kvara da solo non l'ha ancora mai vinta. Poi è pigro, poi pare che te fa un favore e quello sono d'accordo con voi, però cazzarola. Infatti secondo me ci vorrebbe tipo Ibrahimovic e proprio a martello su Leao. Posso dire una cosa al volo? Se Leao trova continuità nelle prestazioni diventa un fenomeno. Vabbè, allora andiamo velocemente sulle altre notizie. Chiedo scusa, stavo parlando su WhatsApp. Saluto Marco Giordano e lo ringrazio. C'è una chiusa? No. Non hai copiato qualcosa in giro? Non hai visto niente da copiare in giro? Grazie Giordano, arrivederci. Ciao ragazzi, ci si vede venerdì. Grazie. Ciao. Loris. Allora andiamo avanti e parliamo al volo di... Dal volo, siamo un po' un attimino su due o tre notizie della Lazio. Perché oggi a me hanno detto che c'è stato un sondaggio della Lazio con la Juventus. Vi dico quello che mi hanno detto. L'avevamo detto circa un mesetto fa, l'avevo detto io, che sia la Roma che la Lazio avevano sondato Matias Sule dalla Juventus. Un mesetto fa la Juve sparava alto, spara ancora alto, perché la Juventus vorrebbe fare circa 40 milioni per il giocatore. La Lazio invece ha chiesto alla Juventus un prestito biennale con obbligo degli scatto, un'operazione simile a quella che ha fatto per Rovella e Pellegrini. I bianconeri non hanno chiuso la porta, anzi sarebbero disposti al dialogo. Le parti potrebbero intavolare una trattativa qualora uscisse però solo Isaksen. Perché parlo di Isaksen? Perché proprio qui, quando venerdì abbiamo parlato di Stengs, che la trattativa insomma era in fase molto avanzata, il Feyenoord aveva fatto una richiesta per Isaksen. Venerdì vi avevo raccontato che le cose potevano essere anche separate, invece a oggi continuano a dirmi che le cose potrebbero essere separate, ma che il Feyenoord vuole insistentemente Isaksen. Isaksen la Lazio non lo libererebbe per meno di 15 milioni, perché sennò farebbe una minusvalenza. L'offerta ad oggi per Stengs risulta essere 10+2. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda le notizie di casa Lazio. Poi voglio sentire Ale, perché ieri ho visto un tweet che parlava di Noslin. Prego Augusto.
No, io ho altre cose. Per me, prego, è quella di Sulè e secondo fermate, me... fermate. Il prestito biennale, ragazzi, esiste. Esiste in un po' di possibilità. Non si può più fare a livello generale, ma si può più fare sia per gli under 21, sia per alcuni calciatori cresciuti nel settore giovanile. Prego. Allora, quella di Sulè, secondo me, in questo momento è una cosa che è molto remota perché è legata alla cessione di Saxen. Al momento, secondo me, sui Saxen al Feyenoord ci sono possibilità, ma non credo che poi questo non sia legato a Stengs, ovvero non penso che la Lazio vende i Saxen senza prendere Stengs, perché altrimenti poi non avrebbe motivo per farlo, perché se poi rispende tutti i soldi, eventualmente anche qualcosa in più per Sulè, seppur pagato per 2 anni dopo, e poi ti manca sempre il trequartista, e non penso che possa essere delle bascicole, ecco, onestamente. Quindi io credo che le due operazioni, se quella di Sulè, deve essere legata inevitabilmente alla partenza di Saxen, che è legata inevitabilmente all'arrivo di Stengs. E quindi io la trovo una cosa molto remota. Ieri è venuto Camelli e ci ha detto qua DDA, e io gli ho detto che non ci credevo, perché mi sembrava la classica smossa giornalistica per accelerare la trattativa su Noslin, perché l'obiettivo della Lazio reale in attacco è Noslin. E quindi poi ieri sera, tant'è vero che è arrivata la smentita su DA, ovvero nel senso, alcune fonti tra cui vedo là, è arrivata la smentita su DA ed è arrivata l'accelerata su Noslin. Per me DA e abbiamo anticipato, hanno parlato con DA, ma DA non convince per diversi aspetti. Il primo è un aspetto caratteriale, il secondo è un aspetto anche fisico, perché DA viene da un infortunio. E secondo me, per favore, Asso, non rientra nemmeno nei progetti della Lazio, perché è un giocatore che è molto avanzato, cioè molto avanzato, è più grande rispetto a cioè 27 anni se non sbaglio. Noslin invece è il vero obiettivo in attacco della Lazio. C'è buoni, ottimi rapporti tra Lotito e Setti, è un'operazione che si può concludere a stretto giro, e credo che in questo momento, rispetto a Stengs e a tutti i nomi che si sono sentiti in giro, quella di Noslin è la trattativa più avanzata. Posso dire la mia? Vai, vai, Ale, vai. Allora, per quanto riguarda Dia, la Lazio è vero che lo ha trattato, ma in precedenza. In precedenza lo ha trattato, però ieri sera verso le 19 mi è arrivata questa notizia che Noslin è una pista molto molto calda. Questa notizia mi arriva da chi ha portato Noslin a Verona, perciò vi dico che secondo me è un'operazione che può chiudersi. Per quanto riguarda invece Stengs, io ho le stesse notizie di Damiano, ci siamo confrontati pare, e Isaksen potrebbe andare al Feyenoord. Stengs secondo me andrà alla Lazio, io mi sbilancio anche qui. Secondo me Stengs andrà alla Lazio, Damiano. Però per me i 12 milioni non bastano. Sono i 12 come l'ha raccontata. No, potrebbe anche accettare 12 milioni il Feyenoord, ma il Feyenoord continua a insistere per Isaksen. Questo no, è quello che a me dicono. Il Feyenoord Isaksen l'ha cercato già l'anno scorso, perché l'ha dichiarato. Sì, è vero. Quindi da quel punto di vista, che piace il giocatore c'è, però le operazioni io non credo che cedano Stengs a così poco, perché è un giocatore forte, secondo me vale più di quello che 12 milioni che può offrire Lotito. Se non arrivi a una cifra, è chiaro che loro ti possono proporre uno scambio alla pari o con qualche cosa con Isaksen che a loro piace, però per me 12 milioni Stengs non viene mai. Cioè per me, per come l'hanno chiesto, perché loro tutti dicono non hanno chiesto 20, ma se non hanno chiesto 20 hanno chiesto poco di meno, non è che hanno chiesto il 15, certo. No, certo, è chiaro. Queste sono le notizie che ci sono oggi sulla Lazio. Aggiungo semplicemente una cosa: io non so nulla per quanto riguarda Dele Bashiru, non conosco nemmeno il giocatore, non so, grazie Michael, non so nemmeno. Sì, ho visto un po' da giocato, però ragazzi, io credo che sia un rimpiazzo. Cioè, Lazio prende sinistro, eh? Lazio cerca terzino sinistro. Sì, perché dovrebbe partire, sai, però al momento, se fin quando non finisce l'europeo, è tutto bloccato.
per il semplice motivo che Isai ancora sta a giocare. Se ma Isai è a parametro zero, non è che ha finito il contratto. No, c'è un altro c'è un altro anno. Lo devi regalare, oh. Perché io devi trovare chi c'è. Infatti, non credo che lo vogliano monetizzare, però se devono togliere l'ingaggio. Perché prende un milione. Come è arrivata sta voce di sto Ugo del Corinterzino sinistro? Ma è arrivata. Allora loro piace Cabal, poi c'è un altro del Real Madrid, ma secondo me il terzino sinistro è un'operazione marginale dove non spenderanno tanti soldi. Mi dissocio. Sì, ma infatti sto Ugo comunque non dovrebbe costare tanti soldi, 26-20. No, ma questo secondo me lo potrebbero trovare pure più là, cioè nel senso più avanti. Secondo me al momento per il ritiro però ufficiale arriverà... la Lazio farà il terzo sinistro, si può dire. Per me per il ritiro arriverà, speriamo che arrivi, ecco, un centravanti e un trequartista, almeno queste sono le richieste di Libero. No, sì, potrebbero essere loro due, speriamo, perché comunque almeno sono tra i nomi che ci stanno sono i meno peggio, ecco. No, guarda che la Lazio, io lo dico da tifoso da Roma, sta facendo un mercato interessante per quello che vuole fare. Però cioè, aspetta, però aspetta Ale. Sinceramente, tolto che c'ha un me piace, però chiaramente non posso paragonarlo a Felipe Anderson, per fate un esempio, no? Hai capito? Interessante. Io non posso, per favore, mi buttate fuori Asso? Ma grazie. Fuori Asso. Per quello che vuole fare. Fuori. Ormai C'è autogestione. Prego, concludi, Ale. No, dico, la Lazio sta facendo un mercato interessante per quello che vuole fare, per quello che comunque ha detto ai tifosi, perché ai tifosi ha detto proprio chiaramente che vuole svecchiare la squadra. Sì, ma non puoi svecchiarla. Sì, però Ale, non puoi svecchiarla delle Bashiru. Io sono molto onesto. A me Noslin piace, ma il pensiero che deve andare a sostituire Luis Alberto, faccio esempio, mi pian corpo. Noslin dovrebbe andare a sostituire Castellanos. Attenzione però, Ale. Va bene il progetto giovani, va bene tutto. Però io non posso pensare che tra questi giovani ci stiamo a perdere per un milione, come sempre. Questo sono d'accordo, bravo. 500.000, un milione, la commissione, te do a rate, te pago... Allora, vogliamo fare il progetto giovani, va bene? Però chiudete la tariffa. Almeno uno, io non chiedo che la devi chiudere oggi, però al ritiro il giocatore più forte... che del mercato lo devi portare in ritiro. Non può essere che è questo quello che io ma te lo stanno trattando Strengs, però no, non è che però attenzione, perché tu conosci la bestia, perché la conosco. Quando io ti dicevo che la Lazio non avrebbe preso nessuna stretto giro, la bestia nel senso così lo dito dal punto l'ha detto oggi Raiola, che è nostro duro, che è uno con cui si fanno affari. Quando tu conosci lo dito, sai che oggi inizia la trattativa, ma non è che la finisci domani, perché tu chiudi la trattativa il giorno che devi finire. Lo dito ti dice: vabbè, ma toglimi un'altra cosetta, togliamo, allora te pago così, e allora la trattativa ricomincia. E tanti giocatori sono stati persi. Quindi il mio timore è siamo oggi al 19, perché c'è un A quando era stato chiuso a inizio giugno. Oggi ancora non abbiamo annunciato. C'è un A. Oggi c'è una dichiarazione del procuratore di Valeri che dice: era tutto fatto con Valeri, era tutto a posto, ma non si sono fatti più sentire. Perché è così come ragiona la Lazio, cioè trova gli accordi e poi non li mette in atto. Quindi io quando vi dicevo che la Lazio non comprava nessuno a stretto giro è perché conosce, so come vanno le cose. Lui comprerà a ridosso del mercato, a ridosso del ritiro, e speriamo che arrivano al ritiro, perché a questo punto questo mi da curà, e speriamo che arriva quello buono al ritiro. Comunque facciamo finta, no, che la Lazio chiude Noslin, Stenz e Ciauna, giusto? Poi e altri obiettivi che sono il terzino sinistro. No, però attenzione, se vanno via Castellano e Sachsen, secondo me non dico che ci hai rimesso, perché cioè, ma la squadra è nettamente più debole. Per me no, se nel Castellano stanno allo stesso livello. C'è un Felipe Anderson più scarso, c'è un Luis Alberto e Stengs è più forte Luis Alberto. Che dobbiamo parlare? Stiamo a parlare proprio del nulla, ragazzi. Cioè, il livello è nettamente no, inferiore. Però di ruoli. Faranno altro? No, ma secondo me devono scegliere pure un centrocampista. Se giocano a due a centrocampo, comunque ce ne stanno sei, ne devi cedere uno. Cataldi potrebbe andare via,
Che ne pensa Baroni, che ne pensa di Rovella? No, ma Rovella rimane, l'ha pagato 20 milioni, cioè non lo puoi cedere, c'è cioè il prestito biennale e faresti comunque, non puoi fare la minusvalenza, cioè Rovella adesso non è che te lo comprano a 30 milioni, certo. Quindi comunque Rovella deve rimanere, quelli cedibili sono Vesino, Guendouzi può essere ceduto perché è uno che ci ha mercato, e si ragionerà su questo, quindi questa è la situazione. Sui terzini Isai lo stanno cercando di passare, come Pedro gli devono dare la buona uscita, però la situazione in questo momento è che tu non hai, cioè le tue riserve sono tutte più scarse di quelli che ti vanno via, onestamente. Poi può cambiare cose, cambiano le caratteristiche fisiche di tutta la squadra, va bene, però onestamente la squadra, certo, è più tolto questi, ma un nome, ma c'è un nome che ve lo dico per farsi perdonare ai tifosi? No, ma non lo fa, no, è Stanks per lui. Stanks. Per lui è Stanks. Al momento, ma mi pare che pure il Ciccione è contento di Stanks, usando come descrive di no, monete, ma Stanks, no, vabbè, Stanks non è però è buono. Il paragone con Noslin, con Dele Pascino, cioè se mi dici Stanks o un altro, ragioniamo. Se per esempio io, cioè, per me la Lazio dovrebbe fare il colpo, io non prenderei Noslin, cederei Castellanos e prenderei Pavlidis. Allora Pavlidis, attaccante della Grecia, quello è un bel nome, cioè quello è un attaccante forte. Ma dipende chi vuoi fare, cioè dipende se sto Noslin tu lo pigli per fare il titolare oppure ti fidi di Immobile e fai la stagione su Immobile, perché se ti fidi di Immobile non pigli, no, devi prendere comunque un titolare, cioè devi, cioè Immobile tu non sai, Luca deve fare 4-2-3-1 Baroni, serve l'esterno, allora non devi prendere, allora non devi, servono prendere gli esterni, servono gli esterni, per me, per me ti faccio una premessa, per me Noslin, cioè, è un buon giocatore da quello che ha dimostrato fino adesso, è un buon giocatore, però da qua a fidare la Lazio, d'accordo, è quello, ma è quello che non mi piace a me, penso manca Ciccione, no. perché io non dico Noslin è una pippa chi sta ma piano, no, è un buon giocatore, però mi aspetto di meglio, onestamente. Andiamo a vedere cosa pensa Baroni. Prendi Stanks e Noslin, già hai fatto un buonissimo mercato, perché sono due belle su tutti. No, ma Stanks è buono, ma cambia caratteristiche, è un giocatore anche di livello internazionale, perché c'è qualche presenza con l'Olanda, ha fatto Feyenoord, ha fatto Champions League, ha vinto il campionato, comunque va bene, cioè fondamentalmente in attacco tu sai che Immobile ha queste defaianze dal punto di vista fisico, tu ti prendi un giocatore pronto, cioè Noslin non lo è, Castellanos men che meno, speriamo che Dio BM Irco che in un momento difficile del canale dona, viva i donator e viva chi ci sostiene, alla paffanculo le bambinate, prego. Posso dire una cosa? Sabato e scioglie per un par di vaffanculo. Per favore, su, non citiamo film. Non citiamo romanzo criminale. Comunque, allora, io saluto un po' tutti, vado a fare le domande, che abbiamo due cose sulla Juventus e una su la Roma, ma anche qualcosina sulle altre, Fiorentina, qualcosa sull'Udinese. Ringrazio e saluto Augusto Ciccione, grazie Augusto. DPM Mirko, per cortesia. Non ho letto, che ha scritto? È tutto evidenziato, dono per asso, ma lei dona per il canale, imbecille. Grazie Ciccione, non posso fare la musichetta, bravo, applauso faccio io.